Buongiorno a tutti, sono Stefano Cavese, sono consulente di sistemi ABC, progettista, e oggi insieme con Connessioni abbiamo inaugurato Edu Tournée, che è un'iniziativa che nasce per portare novità e per portare formazione all'interno del mondo scolastico e degli operatori del settore audio-video che hanno intenzione di lavorare nella scuola e quindi proporre sistemi audio, video e controlli all'interno dell'ambito scolastico. Ora, perché è importante questa iniziativa? Questa iniziativa è importante perché la scuola deve essere un ambiente di eccellenza in tutti i suoi settori e le nuove tecnologie sono un ottimo supporto per la didattica, quindi il discorso dello streaming, il discorso delle lezioni a distanza, l'automazione all'interno di un'aula che permette in modo facile di fruire di tutte le tecnologie, sono tutti aspetti che devono essere risolti. La scuola ha possibilità, perché fortunatamente nella scuola pubblica ci sono dei progetti regionali, nazionali, europei che finanziano le diverse infrastrutture nella scuola, quindi bisogna cercare di indirizzare questi investimenti in infrastrutture digitali e audio-video di qualità. Quindi abbiamo avuto architetti, abbiamo avuto ingegneri, progettisti, elettricisti che hanno potuto vedere qual è lo stato dell'arte di questa installazione all'interno delle scuole, e abbiamo avuto anche degli insegnanti che hanno visto cosa di buono si può fare nella scuola, in modo tale da poter insieme con i professionisti esterni decidere quali sono le migliori tecnologie e i migliori sistemi da poter acquistare all'interno di una scuola. Le nostre direttive sono state recepite sia dalle persone fuori della scuola, dei professionisti che lavorano, che possono lavorare come tecnici, come progettisti, come installatori o fornitori per la scuola, perché hanno capito che l'ambiente scolastico è un ambiente dove formiamo i ragazzi e formiamo le menti del futuro. Quindi tutto quello che facciamo nella scuola deve essere eccellente e la filiera deve essere controllata, quindi la qualità del prodotto, la qualità delle maestranze e guardando ovviamente anche a come spendiamo il denaro pubblico che viene dato alle scuole per realizzare gli impianti, nel nostro caso audio-video, connettività e controlli. È stato recepito anche da alcuni insegnanti che erano presenti, proprio perché hanno visto delle risposte alle loro esigenze. Una maestra vuole spesso entrare dentro una classe, avere un proiettore, avere un computer da poter collegare al proiettore, una buona connettività e avere un sistema che magari è gestito tutto da un telefono e quindi consente semplicemente di fare un on e un off di tutti gli apparati in una stanza, magari un processore audio che controlla il livello dei microfoni, una matrice video che smista le sorgenti semplicemente dal touch del telefono, un sistema di streaming che si attiva semplicemente schiacciando un tasto. Ecco, quando gli insegnanti sono messi nelle condizioni migliori per poter fare il proprio lavoro, cioè insegnare, quella è la condizione migliore ed è l'obiettivo che un installatore, un progettista di questi sistemi deve avere. E un saluto a tutti, ci rivedremo nelle prossime date di Edu Tournée e di nuovo buona giornata.